Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'organo legislativo regionale a larghissima maggioranza è stato adottato un provvedimento che limita l'indicizzazione al Carovita dell'Istat per i beneficiari del vitalizio. Dopo un serrato confronto in ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana in commissione bilancio, nonché tra i capigruppo, anche nel corso della seduta, l'Assemblea ha approvato la proposta di legge disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, registrando 31 favorevoli alla non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. La legge interviene sugli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, così come previsto dalla legge regionale 3-2009. L'atto di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale parte dalla valutazione, come riportato nella relazione alla proposta di legge, che la piena applicazione del meccanismo di indicizzazione previsto porterebbe ad un sensibile incremento di spesa e ad un adeguamento degli importi degli assegni non congruo rispetto ad esigenze di sobrietà e risparmio. L'incremento di spesa stimato per l'anno 2023, tasso di inflazione intorno all'11,8%, sarebbe di circa 700.000 euro per i 184 ex consiglieri che hanno diritto al vitalizio. La legge è stata illustrata in Aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione e Bilancio Giacomo Bugliani, che ha ricordato come in Toscana i consiglieri regionali non siano titolari di vitalizio a partire dalla decima legislatura e che l'ambito di applicazione della normativa è limitato ai consiglieri in carica fino al 2015. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici ISTAT, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento. E lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento. Degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la regione toscana. I beneficiari sono 184 e ad oggi, senza rivalutazione, parliamo di un gettito pari a 5 milioni e 200 mila euro circa avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700 mila euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente eh, l'aumento istat dei vitalizi in più abbiamo approvato anche questo all'unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo, questa è una valutazione che dipende dal rapporto con, eh, anche con il governo noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie eh, vivono, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione. Abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte, chiaro che la regione eh, toscana eh, si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi, era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600 mila euro di risorse dei toscani. Una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre... L'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana, fosse stato per me, avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600 mila euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo, credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una buona, una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici indipendentemente dall'appartenenza hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato, quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini sia questa legislatura che quella precedente, male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. A me è dispiaciuto che il Consiglio regionale abbia dovuto legiferare per impedire che si rivalutassero i vitalizi del 12%. Mi è dispiaciuto perché stiamo parlando di vitalizi che prendono degli ex amministratori, degli ex consiglieri, cioè persone che in vita loro hanno amministrato e governato la nostra regione, che sanno cosa significa governare in momenti drammatici per il paese come questo, anche se forse in vita loro hanno governato i momenti più floridi, ma, ma sanno cos'è cos un operaio che protesta sotto la regione perché perde il lavoro, uno studente che protesta, una ditta che chiude, una RSA che si lamenta, lo sanno benissimo. E allora avrebbero dovuto fare una cosa semplicissimo, seguire l'esempio del Presidente della Repubblica, della massima carica dello Stato italiano, che ha rinunciato all'adeguamento della propria pensione e del proprio Vitalizio e fare lo stesso. Avrebbero dovuto rinunciare loro, invece anziché rinunciare hanno inviato una lettera dove si paragonavano ai pensionati italiani chiedendo un adeguamento perlomeno pari a quello che il governo nazionale aveva previsto per le pensioni minime in Italia. Penso ci sia grande differenza, grandissima differenza tra un pensionato che percepisce la pensione minima e un privilegiato come noi che ha avuto fortuna di guadagnare tanti soldi dalla politica in vita propria. Il mio ordine del giorno è: eh, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato, eh, permettendomi appunto di poterlo discutere in Aula. È eh, quello di andare nella, nei, prossimi, nei prossimi semestri, di dare mandato al presidente Gianni nel, nell'accordo Stato-Regioni di portare avanti proprio questa nostra iniziativa, e cioè quello di togliere definitivamente la, non il vitalizio. Perché quello non, non possiamo, ma la, la rivalutazione Istat. Al tempo stesso, nel momento in cui dovesse esserci parere eh, favorevole, eh, andremo a, a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo, visto che la regione toscana, spesso e volentieri, è stata promotrice no, di grandi iniziative nazionali, ci auguriamo che questo. Il nostro presidente lo, lo porti veramente a casa, proprio perché riteniamo che sia una cosa giusta nei confronti, ad esempio, dei, delle pensioni che non hanno tutti questi privilegi. Dibattito in aula sulla vicenda dell'RSA: le residenze sanitarie assistite al centro di difficoltà legate principalmente al caro energia. Garantire la continuità del servizio RSA impegnando le quote sanitarie, in totale 206 milioni l'anno, erogate dalla Regione che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo, è quanto chiede la proposta di risoluzione d'iniziativa della Commissione Sanità, guidata da Enrico Sostegni, approvata dal Consiglio regionale con voto unanime. L'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid hanno generato una situazione di forte sofferenza per le RSA che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione, nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente, se no, tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non-autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi diciamo, eh, chiediamo alla Giunta di prevedere un, un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Nell'atto d'indirizzo si impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo dell'RSA anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità, co-housing. Si richiamano impegni alla Giunta per favorire la costituzione tra l'RSA delle comunità energetiche rinnovabili, intese come strumenti significativi per favorire la transizione ecologica, per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile e per favorire risparmi. È troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che l'RSA giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa, eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete eh, dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire Ok chiederemo soldi al governo. No, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni, poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere e per aiutare l'RSA. A fare fronte al caro energia. Noi siamo stati come Italia, Vivi, Italia Viva i primi a depositare un atto a sostegno dell'RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo di fare di più. Per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buon senso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto, è evidente che la pross il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. La Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per le, le, per le RR, per RSA. Eh, alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un, un positivo di 27 milioni, 20, 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto eh, purtroppo soffrire in questi, in questi anni. E da questo siamo ripartiti, mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da punto Covid, hanno fatto da, 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 da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello Percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle basi di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi, proprio perché questa è comunque una, una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere, di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno delle RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma la regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo sono di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. Consegnato a Palazzo del Pegaso il prestigioso premio Pianeta Galileo destinato quest'anno alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. Per l'alto valore del suo contributo al progresso scientifico e alla diffusione del sapere, unitamente alla sua autorevole attività di parlamentare, questa la motivazione del conferimento del premio Pianeta Galileo 2022 alla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo. A consegnarle il prestigioso riconoscimento, nell'aula consigliare di Palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la presidente del Parlamento regionale degli studenti Maria Vittoria D'Annunzio. Noi ragazzi del Parlamento io porto i saluti sia dei, dei parlamentari qui presenti sia di coloro che oggi non sono potuti assistire... Qui. Siamo veramente grati di avere questa occasione di poter parlare con la senatrice eh, che sicuramente può fungere da insegnamento per noi ragazzi che ancora siamo in fieri no, del nostro percorso scolastico e che sicuramente insomma, lo vedremo come un... Uh, una grandissima occasione di, di consapevolezza riguardo a non soltanto in ambito scientifico, ma proprio una strada futura da prendere. La senatrice ha tenuto una lezione magistralis sull'avventura della conoscenza che ha molto coinvolto gli studenti e ha stimolato numerose domande. Questo Parlamento dei giovani è qualcosa di sorprendente, è un'iniziativa davvero della quale vorrei conoscere di più. Eh, li incontrerò, ci parleremo, ci conosceremo e e spero che continueremo a frequentarci. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.